Siamo con Simonetta, tecnico della Polisportiva Carso, dopo questa direi bruciante sconfitta 3-2 siete stati perfetti secondo me per 70 minuti, poi dopo il 2-1 si è spenta un po' la luce. Sì, diciamo che nelle aspettative quest'anno è una sofferenza, tanto è inutile nascondersi. Il discorso è che non puoi prendere gol così, stai vincendo 2-1, prendi gol sul calcio d'angolo che ancora stavano a pensare quello che avevano fatto, cioè quello sono le cose purtroppo cerebrali che non si possono permettere, nonostante l'anno scorso è stata anche forse la miglior difesa, perciò è mancata l'attenzione un po', però sappiamo che è dura e saranno tutte battaglie da fare. Purtroppo partendo col piede sbagliato bisogna lavorare un po' psicologicamente, perché poi alla fine siamo anche un po' corti diciamo con l'organico, nonostante oggi che porta il 2001 e poi l'anno prossimo, adesso ci avranno il campionato anche loro, però daranno un apporto anche loro e cercheremo di fare il nostro meglio. Peccato perché comunque è stata una buona partita, io direi, come ho detto prima, per 70 minuti, insomma prima avete messo in difficoltà bene la Lodigiani, poi loro sono venuti fuori alla distanza, ora c'è la Vigor che sta già vincendo 2-0 sul campo dell'Urbetevere, è un'altra trasferta difficile. Quello sì, cercheremo di andare lì, prepareremo un po' la partita per sabato, per domenica prossima e vediamo un attimino. È dura, come ripeto, già io l'ho detto anche a loro, che si levano dal cervello il campionato che si è fatto l'anno scorso, sono cambiati un po' gli elementi e siamo questi, però quest'anno c'è da lottare e da portare a casa punti dove dobbiamo lottare per non retrocedere, solo quello.